Mi scrive un mio amico, mi dice: Lambre, ma perché non fai un video sul calcio? È una vita che non parli di calcio, 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 calcio. Mi fa: hai visto che l'Inter ha perso il derby dopo che era andato in vantaggio 1-0? Allora sono andato a vedere che l'Inter ha perso il derby 2-1. Non sapevo neanche che c'era il derby. Guarda, sono talmente interessato al calcio nell'ultimo periodo che non sapevo neanche che c'era il derby. E ho visto, chiedo scusa a tutti gli esperti di calcio, scusate di questa mia mancanza, scusatemi. Ma in un momento in cui sono sincero, sono proprio sincero, senza giri di parole, in un momento in cui vedo il mio paese che sta completamente andando a rotoli, a rotoli, penso che dal dopoguerra che non abbiamo passato un momento così drammatico di crisi, di gente che non ce la fa più. Di aumento di prezzi che sono triplicati, quadruplicati, con tutto il rispetto, ma l'ultimo problema che mi passa nella testa è il calcio. Il calcio, 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 i ragazzi. Me lo ricordo ancora fino a poco tempo fa. Andiamo ad aspettare i ragazzi fuori dall'aeroporto. Cioè, questi miliardari, miliardari straviziati. Ripeto, io non ho niente contro chi ha la passione del calcio, per l'amor di Dio, ma è una cosa indegna. Leggere che un calciatore è passato dalla Francia alla Spagna per 50 milioni di euro all'anno è assurdo, le cifre che questa gente guadagna sono una cosa aberrante. Questi calciatori, questi allenatori, che poi dopo, per l'amor di Dio, fanno bene anche dal loro punto di vista. Sono talmente montati che vivono in un altro pianeta. Ha vinto il Milan il derby. Mi complimento. Guarda, veramente vi dico, mi ha cambiato la serata proprio, cioè veramente, guarda, è proprio mi ha cambiato la serata, vi giuro, mi ha cambiato proprio sapere che l'Inter ha perso il derby, ma ha veramente cambiato la serata. Guarda, è una cosa incredibile. Ma fino a un po' di tempo fa, magari guardavo anche qualche partita, vi devo dire che ultimamente mi irrita vedere questi miliardari stramontati che vivono nella loro bolla. Li avete visti quanti sono preoccupati per la crisi, quanti come si sbattono proprio ad arman forte a... No, ragazzi, no. Io vi dico che in un momento del genere posso capire dei bambinetti, ma non trovo stimoli per gioire se ha vinto una squadra o per piangere o disperarmi se un'altra squadra ha perso. Se fosse per me, vi dico. In questo momento sarei anche per l'abolizione del campionato di calcio, perché è l'oppio per il popolino, è il famoso panem et circenses che facevano gli antichi romani, il contentino è nel momento di... è quello che facevano i romani, quando c'era stata, cosa c'era stata? Come si chiamava quell'imperatore folle che ebbe Roma, che era in una crisi devastante, che arrivò la miseria, e decise di fare i giochi, così il popolino veniva distratto. E il calcio è utilizzato, vedete, i politici, parla di calcio, parla di Sanremo, parla di tutte queste cose, dei problemi reali, non se ne parla mai.
Non sono contro il calcio, non sono contro i tifosi di calcio. Ognuno può vivere la passione. C'è gente che ha la passione del calcio, altra gente ha la passione per schiacciare. Però voglio dire una cosa fondamentale, che se gli italiani avessero la passione e ci mettessero quello che loro mettono nel calcio per i propri diritti, noi saremmo la nazione migliore al mondo. Per esempio, i metalmeccanici tedeschi, quando devono lottare per i loro diritti, si fermano tutti, bloccano il paese. Difatti hanno contratti, robe se, che non hanno qua. Ecco, se l'italiano, Churchill diceva che gli italiani vanno alla guerra come a una partita di calcio e vanno a una partita di calcio come se andessero in guerra. E difatti Churchill aveva ragione. Se gli italiani per i loro diritti, per i loro diritti, ok, ci mettessero la passione che mettono per il calcio, apriti cielo. Invece siamo ancora qui con gente oggi, nel 2022, che ha ancora il coraggio di parlare di destra, di sinistra. Se sentite qualcuno che parla di queste cose, avete già capito che questa persona fa parte del sistema, è una persona là. Perché se nel 2022 parli ancora di queste cose, vuol dire che non hai capito niente della vita. Ti stanno prendendo in giro, perché oggi non c'è né destra né sinistra. Ok? Ci sono due blocchi che fanno finta, non fanno neanche più finta, perché oggi non la fanno neanche più finta. Faranno finta fra 6 mesi quando inizia la campagna elettorale, finta di litigare. Ragazzi, quindi del discorso calcio non me ne frega più niente proprio, ma perché in un momento drammatico della situazione, cioè stare qui a discutere, non mi interessa. Abbiamo vinto, ok, finisce. E finisce questo campionato, cosa succede? Che una squadra vince lo scudetto. Oh mamma mia, vince lo scudetto. L'Inter vince lo scudetto. Il Milan vince lo scudetto. Non so neanche chi sia terzo, non so, il Napoli, la Juve, non lo so. Vince lo scudetto. Oddio! Ma veramente mi cambia proprio la giornata, proprio mi cambia. Cazzo, ma hanno vinto lo scudetto. Loro prendono 1 milione di euro magari di premio. A me non me ne frega. Andiamo in piazza con la bandierina, pi, pi, abbiamo vinto, 50 anni, abbiamo vinto. Vuoi lo scudetto? Aspetta, ne vado lì uno, faccio il colore, lo stampo, te lo regalo. Vuoi la Coppa Campioni? Guarda, vado lì, vado alla stampante, te ne stampo giù 10. Ma noi abbiamo più Coppe Campioni di voi di meno, voi di... Cioè, ma ragazzi, ma stiamo parlando di gente di 30, 40, 50 anni, non stiamo parlando di bambini di 12 anni. Cioè, no, ragazzi, no, 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 in questo momento veramente dovremmo pensare molto di più ai nostri problemi reali. Dobbiamo pensare che ci stiamo trasformando in quello che vuole la politica, i nostri politici, i quali il loro modello è sempre un modello neoliberista. No, avete notato che quando fanno il modello, dovremmo fare quel modello, si riferiscono sempre ai modelli americani. Il nostro modello è un neoliberista americano, il nostro modello qua. Mai che si riferiscono al modello, non lo so, svizzero, federale. No, loro si riferiscono sempre ai soliti padroni. Il modello, difatti, ci stiamo trasformando come gli Stati Uniti d'America, pochi ricchi e la gente sempre più povera, sempre più disperata, gente che fa la coda fuori per prendere un tozzo di pane, sempre più gente che magari che dorme per strada, sempre più disparità fra ricchi e poveri. In un mondo, nella mia Italia, ok, che si sta incattivendo,
che stanno mettendo la gente contro, che si sta impoverendo, in aumento dei prezzi folli, in una situazione così difficile dal punto di vista economico per le famiglie, non mi va di esultare per il calcio, di interessarmi per il calcio. Vorrei che i miei connazionali ci mettessero lo stesso impegno per i loro diritti e la piantassero di parlare di quello, quell'altro, di destra, sinistra, e si mettessero tutti insieme lasciando perdere queste cose. Chi parla di queste cose non vuole il bene dell'Italia. Chi parla ancora di destra, sinistra, non vuole il bene dell'Italia. Non vuole il bene dell'Italia. È ora di finirla con queste cose qua. Bisognerebbe essere tutti uniti, ok? Tutti uniti. Ma purtroppo l'italiano, l'unica cosa per cui... E se gli vendono il calciatore o se gli toccano il calcio e la loro squadra. Ragazzi, noi abbiamo avuto poco tempo fa, neanche tantissimo tempo fa, gente che è andata in piazza a protestare perché la squadra non rinnovava il contratto ad un miliardario straviziato e magari non gli dava 7-8 milioni di euro, magari aveva deciso di dire basta, è vecchio, lo do via. C'è stata gente che è andata a protestare per quello, Gente che magari prende disoccupato, prende 1.000-1.200 al mese, è andato a protestare perché quell'azienda lì non rinnovava il contratto ad un miliardario. I calciatori sono dei lavoratori. Ma siamo alla follia. Gente che andava in piazza a protestare per quello. Gente che andava alle 3 di notte ad applaudire dei miliardari straviziati, i quali hanno orrore e schifo delle vite di questa gente, ok? Cioè, ma ragazzi, ma dove vogliamo andare? Ma dove vogliamo andare? Io non ho nulla con chi segue il calcio, con chi tifa il calcio, ma magari lo fa giusto per guardarlo, ma non chi fa del calcio la unica ragione di vita, che magari si mette anche pure a piangere. Dovresti piangere perché ci hanno tolto tutto, ci hanno tolto qualsiasi diritto. Per quello dovresti piangere, non per dei miliardari che della tua vita non gli interessa nulla. Mettessimo la passione che mettiamo per il calcio, saremmo la nazione più ricca e migliore al mondo.